Quarta notte senza sbarchi di immigrati sull'isola di Lampedusa, dove restano circa 1.800 degli oltre 5.000 tunisini giunti nei giorni scorsi. Il centro di accoglienza di Lampedusa è ormai prossimo al collasso, si teme che le cose con il passare dei giorni possano peggiorare. A parte 70 persone, alcune dei quali minori, che col traghetto della Siremar raggiungeranno Porto Empedocle, non sono previsti altri trasferimenti di immigrati. Sospeso il ponte aereo, i centri della penisola infatti risultano pieni e non possono più accogliere altri clandestini. Per questo motivo a Lampedusa i tunisini minacciano di attuare uno sciopero della fame se non verranno trasferiti in tempi brevi dall'isola. Tra gli extracomunitari comincia a serpeggiare la paura di un rimpatrio. Attualmente trascorrono la giornata suddivisi tra la struttura di accoglienza riaperta domenica scorsa e il centro abitato dell'isola. La scorsa notte 6 immigrati sono entrati nella villa di Claudio Baglioni a Calacreta, tuttavia non hanno provocato danni, approfittando solo delle scorte alimentari e della cantina. Intanto aerei e motovedette militari continuano a pattugliare il canale di Sicilia. Non si registrano avvistamenti di barconi carichi di clandestini. Le pessime condizioni meteo avrebbero reso difficile ogni tentativo di traversata. Anche se da ieri mattina non si hanno notizie di un barcone di 45 metri con circa 500 immigrati a bordo e si teme una nuova tragedia.